Ci siamo, buongiorno, buongiorno a tutti amici di Ciocomo, ben ritrovati, ancora buona domenica, oggi è la domenica del FAI, ne abbiamo parlato ieri con Stefano, anzi venerdì con Stefano, e è una giornata bella e soprattutto guardate, ecco, ci sono veramente tante persone perché il FAI, Stefano buongiorno, buongiorno a voi. Il FAI insomma ogni volta che apre le sue bellezze non sbaglia mai, questa è una villa bellissima, spiega dove siamo. Benvenuti, siamo a Villa Mainone di Tignano e abbiamo qui la proprietaria Maria Mainone di Tignano. Buongiorno. Signora Maria, buongiorno. Buongiorno. Grazie di averci messo a disposizione anche un attimino solo, poi lo facciamo vedere ai nostri telespettatori perché lo ricordiamo che anche oggi pomeriggio chi vuole siete aperti. Ecco, spieghiamo dov'è intanto la location, perché poi c'è questa Villa Mainoni, ma c'è anche Villa Paravicino che è vicinissima, quindi chi magari va a Erba oggi può farle tutte e due, sono due beni bellissimi. Certo, sono due aperture bellissime, due ville di delizia separate soltanto dalla strada provinciale. Dalla provinciale, esatto. Si può mettere, parcheggiare la macchina e poi spostarsi da una villa all'altra. Ovviamente la giornata ci aiuta molto di percorrere non soltanto degli spazi interni ma poi di giardini meravigliosi e in questo caso anche con una vista davvero eccezionale. Ecco, signora Maria, è vero che qua c'è una vista bellissima, allora andiamo a vederla intanto con lei. Il panorama dà sulla Brianza, giusto? Su Erba, sulla Brianza. Adesso lo vediamo . Il panorama, anche perché siamo fortunati oggi siamo... una giornata bellissima. Ah, wow, c'è anche il lago di Alserio, si vede anche il lago di Alserio. Si vede anche il lago d'Alserio. Stavo vedendolo adesso, perfetto. Poi si vede il lago di Cusiano. Ah, wow. E con questa giornata così bella si dovrebbe anche vedere il lago di Annone. Wow, quindi proprio è praticamente una vista, ecco, io qua adesso però devo dire la verità, non mi ricordo di averlo mai visto da questo punto di osservazione, è una vista bellissima. Si ammira la Brianza in tutta la sua bellezza e soprattutto i laghi della Brianza, signora Maria. I laghi della Brianza con una vista 360. Cavolo. Ma non solo, perché là si vede il Resegone. Esatto, ci sono anche le montagne delle Chiese. Corni di Canze. Ci sono i Corni di Canze, vero? Sì, è vero. E direi proprio che è una vista... Questa poi si può vedere oggi, chi viene potrà vedere anche l'interno, vedere signora Maria. Adesso l'interno, noi... vede la sala del camino, la sala cinese con dei bravissimi ciceroni. Ci sono i ragazzi, vero? I ragazzi che fanno i ciceroni. Molto bravi. A turno fanno fare il giro a tutti i visitatori. Cavolo, ma che bello Stefano, anche queste ville che sono veramente proprio nel cuore della Brianza, aprirle e permettere appunto di scoprire che bellezza c'è, insomma è un bel aspetto. Ecco, questi sono i ragazzi, li vediamo davanti a noi, sono i ragazzi delle scuole che fanno da ciceroni nelle giornate del FAI, è un classico questo ovviamente, e rivediamo ancora un po' questo spettacolo qua. Stefano e signora Maria, venga, perché wow, in effetti anche i nostri ascoltatori rimangono veramente colpiti. E questo è una vista bellissima, questo è il giardino di Villa Mainoni di Tignano. Esatto, perfetto. E beh, insomma, è splendido davvero. Ecco, oggi c'è già stata molta gente, ho visto, signora. Devo dire che ci sono delle code di persone che devono aspettare un'ora e mezza. Perché c'è un flusso numerosissimo di persone. Quindi signori, un consiglio, se volete venire a vedere queste due ville, magari fatelo in questa pausa pranzo, che è meglio, giusto Stefano? Meglio forse, meglio, forse. Meglio adesso. Venite adesso. Venite adesso. Meglio iscriversi al FAI, perché poi iscrivendosi al FAI certo. Si ha un'agevolazione sulle vero. File, sì. Quindi c'è sì. La fila degli iscritti. La fila Infatti vedo che gli iscritti passano molto più facilmente, non gli iscritti purtroppo si devono mettere in coda. Certo, e c'è tanta gente, chiaro che la giornata agevola, hai detto tu ieri l'altro giorno quando sei venuto a presentarcelo, ci dicevi chiaro che il tempo bello è in voglia per le giornate di primavera, chiaro. Aiuta tantissimo, ieri abbiamo avuto più di 2000 persone in tutti i beni che avevamo aperto sulla provincia di Como, quindi campione d'Italia. Poi avevamo a Como alcune aperture, quindi sì, il sociale. Il parco dei mosaici di Blevio, poi le due ville qui di Erba, tra l'altro, esatto. Ieri e oggi, quindi Palazzo Via Tirovelli, oggi saremo a Caslino d'Erba per il Crotto 44, quindi ci sono davvero tante tipologie di aperture, ovviamente il sole ci aiuta a godere certo. La parte esterna di queste aperture. E guardate un po', signori, cosa potete venire a vedere. Allora, signora Maria, questo è il lago di Alserio. Il lago di Alserio, giusto? Sì. Poi si
si vede, si intravede il lago di Pusiano, si intravede e sullo dopo sfondo. C'è quello di Annone. Si vede quello di Annone. Poi ci sono tutte le montagne del Lecchese, ci sono anche i corni di Canzo, insomma, è uno spettacolo bellissimo. Le Grigne. Quella è la Grigna, è vero. Quella con la neve è la Grigna. Che è anche ancora giusto? Biancata, è la Grigna. Ecco, perfetto. E, senta, e chiudiamo, signora, credo che sia anche un orgoglio poi poter mostrare questa bellezza. E poi stare qua tutti i giorni, insomma, credo sia... Eh sì. È uno spettacolo davvero. No, grazie di avercelo consentito, di farlo vedere ai nostri amici. E vedo che da casa molti apprezzano questa bellezza del FAI. Il FAI è sempre questo, la bellezza, le cose belle che si possono vedere non sempre durante l'anno, ecco, però come hai detto tu, il FAI poi va a scoprirle sempre qualcosa di nuovo ogni volta. Certo, il FAI è conoscenza di un territorio che ogni volta ci meraviglia per quello che ci può offrire, perché poi abbiamo davvero la fortuna di vivere in un territorio estremamente ricco di ville, ma di chiese, di monumenti, anche di aziende interessanti che hanno fatto la storia del territorio. Ecco, la missione del FAI è proprio quella di valorizzare il racconto di questi luoghi e farlo conoscere in modo da poterlo poi preservare e portarlo con noi nel futuro. Buona Domenica delle Palme a tutti che ovviamente ci stanno scrivendo e sono meravigliati tanti di questo spettacolo, perché effettivamente la signora Maria è fortunata, perché quando viene qui vede questo spettacolo, credo sia bellissimo. Possiamo permettermi di chiederle di vedere un attimo da qui il giardino? Sì, ecco, certo. Possiamo vedere anche il giardino di Villa Mainoni di Intignano. Che tra l'altro questo periodo qua è tutto pieno di margherite, infatti ce ne sono un casino di margherite, signora Maria, ce ne sono questa fioritura veramente bella, esatto, piena... potete venire anche voi ragazzi, ve lo diciamo subito, perché il collegamento di oggi era proprio per farvi capire e vedere, quindi c'è la possibilità. Stefano ha detto venite subito, magari in pausa pranzo, chissà, c'è meno gente, se siete iscritti al FAI saltate le code, altrimenti dovete farne un pochino, perché vedete la gente è tanta, e ci sono i ragazzi qui davanti che sono i ciceroni. Bene, direi che abbiamo visto un gran spettacolo, grazie Stefano. Grazie a voi, vi aspettiamo. Buona giornata del FAI, oggi pomeriggio ancora, e grazie alla signora Maria che ci ha fatto vedere questo grande spettacolo a Erba. Questo è Parravicino, giusto? Allora, Parravicino d'Erba una volta, adesso Erba. Erba, comunque. Però Parravicino, Parravicino. La zona è sempre Parravicino. Ci sono però, ecco, sulla strada, quando andate sulla provinciale, anche le indicazioni, vero Stefano, con scritto fai, quindi seguitele e non sbagliate, le frecce arancioni. È praticamente sotto la chiesa di Casiglio. Sotto la chiesa di Casiglio, brava signora Maria, grazie davvero, un saluto da Erba e dal bene del FAI, uno dei beni del FAI, ancora per questo pomeriggio visitabile da parte vostra. Grazie, buongiorno, buona domenica, ciao Stefano e grazie signora. Ciao.